Cantate con me. E Devin Booker, la 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 la, e Devin Booker, la 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 la, e Devin Booker, la 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 la, e Devin Booker, la 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 la. Partiamo. Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone. Ragazzi, i Phoenix Suns hanno eliminato i Los Angeles Lakers. Gara 6, ennesima prestazione spettacolare della banda di Monty Williams, che a questo punto meritatamente sarà il coach dell'anno, soprattutto gara fenomenale di Devin Booker. Ne parlerò in questo video, cercheremo di fare una preview sulle prime tre semifinali di conference che si sono già definite e delineate. Ne manca una, quella tra Utah Jazz e la vincente, tra Dallas Mavs e Los Angeles Clippers, coi Mavs avanti 3-2 e il match point in casa. Se siete pronti, io partirei ora. Partiamo ovviamente dalla Western Conference, la prima e unica semifinale finora tra i Phoenix Suns e i Denver Nuggets, entrambi vincenti questa notte in gara 6, entrambe passano alla semifinale di conference. Parliamo un attimo di Suns-Lakers, perché è il game over per LeBron James, per questi Lakers, per Anthony Davis, per tutto il baraccone giallo-viola che ormai da qualche mese sta imperversando in questa NBA. Molto probabilmente sì, non è il game over assoluto per LeBron ed Anthony Davis, che l'anno prossimo, signori, torneranno no agguerriti, torneranno col sangue agli occhi praticamente, ma per tutto il resto dei Lakers molto probabilmente sì. Intanto, secondo me, Jason Kidd cercherà una panchina da head coach, quindi perderanno i Lakers un discreto pezzo di coaching staff. Rimarrà Vogel, molto probabilmente rimarranno LeBron, Anthony Davis, forse Alex Caruso, ma secondo me, se conosciamo un po' la narrativa, la storia di LeBron James, lo stesso LeBron cercherà di praticamente cedere tutti, da Gasol, Darrell, Schroeder andrà in free agency, lo stesso KCP, che è stato una spina nel fianco non per gli altri ma per gli stessi Lakers in questi playoff, Morris, tutti quanti sono pronti a partire. Non mi stupirebbe di vedere i Lakers completamente diversi nella prossima stagione, partendo ovviamente da LeBron ed Anthony Davis. Grande punto interrogativo poi su Anthony Davis, che a questo punto della sua carriera è veramente più seduto in panchina in borghese che in campo vestito. In ogni caso, meritatamente i Phoenix Suns passano il turno con una prestazione mostruosa di Devin Booker, 47 punti, la prima esperienza nei playoff a 24 anni, sta dimostrando di essere un vero fenomeno. Probabilmente una delle facce della Lega per i prossimi 5-6 anni, un vero fenomeno. Ed è curioso come i Phoenix Suns siano riusciti a fare una prestazione del genere esattamente il giorno dopo in cui Chris Paul dice al mondo intero che non eserciterà la sua opzione ultramilionaria a 37 anni per cercare un contratto da 100 milioni in 3 anni. Non so se per rifirmare a Phoenix un pluriennale, visto che quest'anno è stato uno star, è stato decisivo per i Suns, o per cercare di andare altrove. Ricordiamo che oltre a Chris Paul, che a questo punto sarà free agent, bisogna vedere la situazione Clippers, perché in gara 6 dovessero vincere Dallas Mavs, Kawhi sarà 100% free agent. E sai mai, New York, Chris Paul, Kawhi Leonard, Tom Thibodeau. Sarebbe una bella storia, ma mi fermo qui. Una nota di merito, ragazzi, a Jay Crowder, che ha giocato una partita stupenda anche lui, 6 su 9 dal campo, tutte triple, 18 punti. In più è la prima volta che riesce ad eliminare LeBron James ai playoff e si è lasciato andare, penso l'abbiate visto tutti, il video della sua espulsione in cui si mette a ballare la salsa come LeBron James nella pubblicità della tequila. Un idolo, Jay Crowder, un idolo. In ogni caso i Suns passano il turno e incontreranno i Denver Nuggets, che fanno fuori in gara 6 con un quarto periodo ottimo e un Nikola Jokic che assolutamente sarà MVP della stagione. Battono i Portland Trail Blazers. Portland Trail Blazers che anch'essi dovranno pensare al loro imminente futuro, perché Lillard ha 30 anni, perché non si può aspettare ancora e perché è una squadra totalmente
costruita male, tutta votata all'attacco, probabilmente anche allenata male, potrebbe essere allenata meglio, però ragazzi, sta di fatto che Denver porta a casa a Portland, a Rip City, gara 6 e si qualifica. A questo punto, prima semifinale Denver Phoenix Suns. Due squadre complete e lunghe in ogni ruolo. Chiaro, con Jamal Murray, secondo me i Nuggets sarebbero stati un pelo favoriti, ma i Phoenix Suns, per come li abbiamo visti contro i Lakers e per non lo so, l'esperienza nell'inesperienza che hanno, perché Booker e Dayton e Mikal Bridges sono Cameron Payne, Cameron Johnson, sono tutti giocatori sostanzialmente alla prima esperienza in post-season, stanno giocando a livelli veramente altissimi. Chris Paul deve ancora riprendersi dalla botta, ma avrà qualche giorno per farlo. Più passerà il tempo e più Chris Paul si rimetterà in sesto. E ragazzi, questi potrebbero avere la strada spianata verso le finals, a maggior ragione se dall'altra parte dovessero passare i Dallas Mavs e non i Los Angeles Clippers. Sarà una serie molto interessante, con due squadre che giocano veramente bene. C'è da una parte Chris Paul e un realizzatore come Devin Booker, dall'altra parte c'è Nikola Jokic, che è il perno offensivo di una squadra che a livello di attacco gira alla grande, a livello difensivo lascia un po' a desiderare. Ecco, se devo puntare il dito su un aspetto negativo dei Denver Nuggets, sicuramente la difesa, aspetto che non è per niente negativo invece per quanto riguarda i Phoenix Suns, che invece hanno una difesa molto solida con parecchi giocatori difensivi che tra l'altro non ti penalizzano in attacco. L'abbiamo visto con Jay Crowder, Mikal Bridges, ma anche con lo stesso Chris Paul. Sarà una serie anomala, perché ragazzi, vedere in semifinale Phoenix e Denver, dopo tanti anni in cui tra Golden State e le squadre di Los Angeles c'è stata una sorta di monopolio, fa specie. A maggior ragione se dovessero passare dall'altra parte dalla Mavs, potrebbe essere la fine di un'era per quanto riguarda, diciamo, le squadre, il dominio ad ovest di certe squadre. Quindi, prima serie di semifinale, Phoenix Suns, Denver Nuggets. Io personalmente vedo i Phoenix Suns favoriti, a maggior ragione se Chris Paul dovesse riprendersi man mano che la serie avanza, anche fisicamente. Passiamo ad est, perché le due semifinali sono già definite da ieri. Da una parte c'è Philadelphia, che ha vinto gara 5 pur senza Embiid contro degli indecenti, diciamo, lo Washington Wizards. Dall'altra parte gli Atlanta Hawks, che hanno regolato i New York Knicks anch'essi 4-1 in gara 5. E occhio, perché ovviamente la presenza e l'assenza di Embiid saranno fondamentali per capire da che parte verrà indirizzata la serie. Però ragazzi, gli Atlanta Hawks contro i Knicks hanno dimostrato di essere una squadra solida anche difensivamente. Poi l'attacco dei Knicks è assolutamente difendibile, molto diverso dall'avere contro i Philadelphia 76ers, però ragazzi, offensivamente gli Atlanta Hawks hanno almeno 5-6 giocatori in grado di mettere tanti punti a referto, tra Young, Gallinari, Bogdanovic, Hunter, tanti giocatori, anche lo stesso Aldo Biscardi, Herter, sono tutti giocatori che possono mettere punti a referto. Dall'altra parte Philadelphia, come detto, dipenderà molto dalle condizioni fisiche di Embiid, perché se Embiid dovesse esserci è un certo tipo di Philadelphia. Se Embiid dovesse esserci a mezzo servizio, addirittura non esserci, direi che Atlanta potrebbe avere buone chance di fare un upset che avrebbe del clamoroso per quelle che erano le premesse a inizio anno, dopo il primo periodo con guida Lloyd Pierce degli Atlanta Hawks. Nate McMillan ha messo a posto quelle due vitine e gli Atlanta Hawks sono partiti. Tra l'altro, se devo essere sincero, a livello di accoppiamenti non siamo messi poi così male, perché Clint Capela sta dimostrando di essere un ottimo difensore, soprattutto al ferro, e potenzialmente potrebbe marcare in maniera decente proprio Joel Embiid. In single coverage
tentando magari single coverage all'inizio, quindi marcatura 1-1, Clint Capela potrebbe fisicamente stare con il candidato MVP, il centro camerunense Embiid, dei 76ers. Per me un ruolo chiave, fondamentale, potrebbe averlo proprio Ben Simmons, che se nella serie precedente era un po' limitato per, diciamo, essere più che altro uno specimen difensivo su Westbrook e Bill, in questa serie secondo me si potrebbe essere decisivo per quanto riguarda punti veloci, punti in contropiede, una difesa che comunque ti concede, e molto probabilmente non sarà il designato a marcare l'unico vero creatore di gioco degli Atlanta Hawks, che è ovviamente Trae Young, su cui probabilmente ci finirà, ipotizzo, Danny Green. In ogni caso, staremo a vedere. Con Embiid è un tipo di serie, senza Embiid è un altro tipo di serie. Io, dovesse esserci Embiid, dovesse star bene, dico ovviamente Philadelphia, però non con una vittoria secca e netta, credo e spero in un 4-2, perché gli Atlanta Hawks si meriterebbero comunque di provare a competere per la stagione che hanno fatto da quando è stato sostituito Lloyd Pierce in panchina. Prima volta al secondo turno dei playoff per Gallinari, quindi insomma piccolissimo passo in avanti all'interno della sua carriera, al che giustifica in parte il fatto che abbia firmato per gli Atlanta Hawks, una scelta che in off-season era stata criticata aspramente da molti, perché si pensava, o tutti pensavano, che potesse finire in una contender magari prendendo meno soldi. È andato agli Atlanta Hawks, ha avuto ragione lui, perché è in semifinale ai playoff, e senza Embiid direi che hanno anche qualche chance di fare un piccolissimo sgambetto. L'altra semifinale, e siamo qui, ve lo dico, qui lo dico, qui lo confermo, la serie più bella della post-season 2021, o meglio, la serie che io personalmente attendo e attendevo di più. Chiaro che nelle mie prediction ho voluto guffare dicendo passerà Miami, ma in realtà sotto sotto, ragazzi, aspettavo e volevo assolutamente vedere la serie tra i Milwaukee Bucks e la corazzata Brooklyn Nets. Se c'è una squadra, secondo me, che può tentare di fermare difensivamente i Nets, sono i Milwaukee Bucks. Non ci sarà De Vincenzo, stagione finita, ci sarà probabilmente Pat Connaughton in quintetto, azzardo io. In ogni caso, i Brooklyn Nets e i Milwaukee Bucks, io spero possano dar vita a una serie molto lunga, a una serie combattuta, e perché no, visto che entrambe le squadre hanno un core di giocatori, di stelle, con contratti pluriennali, ha una sorta di rivalità, nuova rivalità nella Eastern Conference da portare avanti per i prossimi 2-3 anni. Chiaro che da un lato c'è il miglior attacco probabilmente di sempre a livello di singolo giocatore per i Brooklyn Nets, dall'altro c'è una squadra che è tarata difensivamente proprio sui Brooklyn Nets. Jrue Holiday su Kyrie Irving, PJ Tucker su Harden, che tra l'altro si conoscono bene, e Giannis su Kevin Durant. Fisicamente, tecnicamente, gli accoppiamenti sono perfetti. Dall'altra parte, ditemi voi, chi può fermare lo strapotere fisico del Greek Freak? Sarà una serie bellissima, come detto, sarà una serie molto interessante, sarà bello vedere gli aggiustamenti partita dopo partita dei vari allenatori, e soprattutto sarà bello capire se il supporting cast dei Nets sarà effettivamente all'altezza. E per me il supporting cast dei Nets dovrà essere la chiave, sarà la chiave eventuale del passaggio del turno per la squadra di Steve Nash. Allora, detto questo, il mio personale pronostico, ma più che pronostico è una speranza, è che si vada a gara 7 e sia una gara 7 combattuta. Poi che passino i Milwaukee Bucks o che passino i Brooklyn Nets, a me fa poca differenza. Sarei felice.
Se passassero i Milwaukee Bucks, un po' per quello che è stato il rinnovo di Giannis, un po' per quello che è stato ed è avvenuto nelle passate edizioni, nelle due ultime edizioni dei playoff, un po' anche per Budenholzer, che insomma è sempre stato super iper criticato in quanto allenatore tra virgolette da regular season e poco da playoff, sarebbe una discreta rivincita. Ok ragazzi, vi ho detto la mia sulle tre semifinali che sono già definite, attendiamo di vedere la fine di Dallas Mavs Los Angeles Clippers per provare a ipotizzare ciò che potrebbe succedere anche nell'ultima semifinale. Ditemi la vostra nei commenti, ovviamente scrivete nei commenti se secondo voi è o meno il game over per LeBron James, la sua carriera e il futuro dei Lakers. Una piccola considerazione anche su Portland, che per l'ennesima volta è partita con grandi aspettative per poi crollare inesorabilmente. Secondo me vedremo un off season parecchio movimentata, sia sponda Lakers che sponda Blazers. Detto questo, ci vediamo in pausa pranzo. Buona giornata, buon lavoro a tutti. Il Franz.